Buon pomeriggio, fratelli e sorelle bianconere. Allora, ragazzi, so che non ci stiamo vedendo tanto nell'ultimo periodo, ma d'altronde io ve l'avevo detto che durante la pausa mondiale gli argomenti da quale parlare non è che ce ne fossero tanti, però qualora ci fossero stati argomenti importanti, sicuramente ci avrei fatto un video. Apriti, finalmente, apriti sesamo. E niente ragazzi, non so se avete letto le dichiarazioni di un certo Dani Alves. Non so se le avete lette, nel frattempo che registro il video, ma tengo pure una sciacqua delle mani, che giustamente l'igiene è importante. Non so se avete letto ragazzi le ultime dichiarazioni di Dani Alves, no? Praticamente lui si è lamentato della gestione difensivista che aveva la Juventus, che aveva la sua Juventus, che poi tra l'altro era anche una signora squadra quella Juventus lì. Quindi per farvi capire ancora una volta, ragazzi, praticamente che il calcio di Allegri, nolente o dolente, è questo. Tu nella rosa puoi avere pure 11 fenomeni, ma poi alla fine cioè, non si gioca mai d'attacco. Questo è il problema di questo allenatore qui, che è stato criticato anche da Dani Alves. E adesso, ragazzi, dopo un bel po' di anni, dopo 5 anni, am capito? O perché Dani Alves se n'è andato dalla Juventus? Perché non voleva giocare sulla difensiva, voleva una squadra più offensiva. Ma a questo punto mi stupisce anche la scelta di Dani Alves di venire dalla Juventus. Mi sembra strano che non conoscesse un po' il modo di Allegri, come giocasse un po' a calcio, no? Come impostasse le squadre. Quindi diciamo che tra virgolette da Navanne mi sorprende che Dani Alves abbia accettato la Juventus, perché giustamente mi sembra strano che non conoscesse Allegri e le sue idee di calcio. E quindi mi fa un po' strana questa cosa qui. E praticamente lui ha detto che la Juventus ha sbagliato ad acquistarlo. Non è che abbiamo acquistato, lui era a parametro zero e poi la Juventus l'ha ingaggiato sostanzialmente, però vabbè, facciamogli passare il termine acquistato. Io non avevo mai giocato a calciare il pallone lungo e mi sono ritrovato a 33 anni a fare questa cosa per la prima volta. E di certo non devo imparare adesso a farlo. Cioè, praticamente, cari allegriani del cazzo, Dani Alves ha sfangulato Allegri. Questo è sostanzialmente il nocciolo della questione, il frutto della questione. Dani Alves ha sfanculato Allegri. Punto. Ecco perché è stato un anno eccellente Dani Alves. Poi sicuramente possiamo dire che Dani Alves nella stagione nella quale è stato alla Juventus, nell'unica stagione nella quale è stato, non è che abbia fatto questa grandissima stagione, anzi è stata molto, molto altalenante. Diciamo che i primi mesi ha fatto più schifo dei scigli, sostanzialmente. Tanto è vero che gli veniva preferito proprio dei sciglio. E alle volte, se non vado errato, Liechtensteiner, ragazzi. No, 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 sto dicendo una cazzata, ragazzi. De Sciglio non gira. De Sciglio è arrivato l'anno dopo. Quindi, diciamo che un sacco di volte gli è stato preferito Liechtensteiner, che sicuramente non era male come terzino. Però non è Dani Alves, Liechtensteiner. Passatemelo, ragazzi. Sulla corsa preferivo Liechtensteiner, però per la tecnica, ragazzi, penso che tecnicamente non c'era paragone. Dani Alves era un po' di spanne al di sopra di Liechtensteiner, che era un altro che negli ultimi anni non so che cazzo ha avuto anche lui un'involuzione tecnica. Perché io mi ricordo i primi anni con Conte, Liechtensteiner, mamma mia, era il terzino perfetto. Poi anche lui cominciava a sbagliare a passare. Però queste sono le cure di Allegri, purtroppo. E li stiamo vedendo anche oggi. Purtroppo un calciatore viene da un'altra squadra, segna, fa, dice come va Juventus, fa bene il primo periodo e poi e va sempre più calando, purtroppo per noi. E niente, praticamente Dani Alves si è lamentato e ha sfanculato Allegri. E questa, ragazzi, è l'ennesima dimostrazione di un campione come Dani Alves, che ha vinto tanto nella sua carriera, un 30 trofei se non vado errato, che ha avuto i migliori allenatori, è stato allenato da un certo Guardiola, Dani Alves, che praticamente ha mandato a cagare Allegri. Adesso vediamo, curioso adesso di sapere, no, la replica degli allegriani, no?
sono molto curioso di sapere cosa ne pensano delle parole di Dani Alves, non uno qualunque, che dice che la Juventus era fatta per difendere, una squadra fatta per difendere. Non è che la Juventus è una squadra fatta per difendere, è l'allenatore purtroppo che è fatto per difendere, perché se la Juventus non ci fosse stato Allegri, ma ci fosse stato un qualsiasi altro allenatore, a parte Simeone, che è un altro difensivista del cazzo, credo che la Juventus non sarebbe stata impostata e fossilizzata solo ed esclusivamente per difendere e giocare di ripartenza. Ma penso che la Juventus sarebbe stata una squadra votata all'attacco. Ecco, per esempio, se la Juventus avesse avuto un Guardiola, faccio un esempio, se la Juventus avesse avuto un Klopp in panchina, se la Juventus avesse avuto un Nagelsmann, ok? Senza andare a toccare gli allenatori italiani, perché sennò poi dicono, avete già capito, Conte, Sarri. Quindi tocchiamo gli allenatori illustri. No, penso che la Juventus sarebbe stata una squadra votata prettamente alla difesa, ma sarebbe stata una squadra improntata sull'attacco. Purtroppo questo è, questo ci ritroviamo, ci sfanculano anche i calciatori e sicuramente se un calciatore chiederà a Dani Alves sicuramente consigli sulla Juventus, avrà sicuramente un feedback negativo a questo punto, non avrà un feedback positivo, perché dirà no, no, non andare là, perché là c'è la teoria del difensivismo, là in attacco non si gioca bene, là si gioca di ripartenza, si gioca con gli strappi dei singoli, perché ovviamente avendo singoli forti la Juventus all'epoca, quindi Motare subiva Mandzukic, Motare subiva Higuain, Motare subiva Dybala, Motare subiva Pjanic con una punizione, Motare risolveva, che ne so, un quadrato, cioè, con Allegri è questo. Con Allegri è questo, e più di questo non puoi vedere. Puoi anche vincere con Allegri, cosa che è successa in passato, ma non, il collettivo non vedrai mai un gioco corale, non lo vedrai mai, vedrai soltanto le giocate estemporanee dei singoli, punto. Forti, ovviamente, che ti possono risolvere la partita da un momento all'altro, però poi quando vai in Europe, culo tu fanno così, giusto? Ma è giusto che sia così, è giusto che vinca la squadra che giochi a calcio in Europa. Poi può capitare l'eccezione che su 10 volte, 2 volte vince la squadra che ci siamo capiti, no? Però 8 volte su 10 vince chi gioca in Europa, vince chi lo tratta bene il pallone. Detto questo, io veramente adesso sono curioso perché sicuramente adesso gli Allegretti toccati nell'orgoglio, sicuramente mo qualche video anna fa dovrà uscire qualche video. E niente, io vi saluto, fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate, ma assolutamente credo che siate d'accordo con ciò che ho detto e quindi Dani Alves per me ha perfettamente ragione. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre forza di fammi fanno questa cazzo tua. E cazzo, e cazzo.